Una terra selvaggia. Rivalità e vendette. Macchinazioni e intrighi. Le loro idee politiche erano spietate. Un'epoca d'arte. Un'epoca di intuizioni. Un'epoca di guerra. Vivo per far guerra e non la pace. Soldati di Ventura. Combattevano per denaro, combattevano per sopravvivere. Armature e acciaio. L'epoca dei cavalieri. Non si tratta di una guerra nascosta. Vogliamo rendere alle armature del XV secolo un po' di giustizia. Erano il flagello dell'Italia medievale. Erano i mastini della guerra, i condottieri. Il mondo medievale, dal V al XV secolo. Tim Sutherland è uno dei più importanti archeologi britannici. Con un'equipe di esperti vuole scoprire qualcosa in più sulla vita nel Medioevo, esplorando il regno dei defunti di allora. La vita del Medioevo la immaginiamo come la leggevamo sui classici libri di storia, ma ne sappiamo poco della gente comune che doveva tirare avanti una famiglia. In questa serie ci concentreremo soprattutto sui morti nel Medioevo. È impossibile non provare a immaginare con i loro occhi cosa hanno visto e come sono morti. I condottieri erano capitani di ventura, i mercenari dell'Italia medievale. Il loro era un mondo di guerra senza fine. Era l'età dell'oro dei cavalieri armati sui destrieri. Era una vita fatta di addestramento, di battaglie campali e valorose cariche a cavallo. Tutto questo accadeva sullo sfondo di uno dei paesi più opulenti di tutto il Medioevo. Esamineremo le prove e i campi di battaglia. Ritroveremo i manufatti perduti del mondo che fu l'Italia del XV secolo, il mondo dei condottieri. Era un'epoca di cambiamenti. Dopo i secoli bui, l'Europa stava iniziando a rinascere e sotto molti punti di vista stava rifiorendo nel Medioevo. Arte, architettura, scienza. Il Rinascimento stava nascendo e risplendeva. Soprattutto in quello che era il crogiolo di questa nuova era di cultura. L'Italia, nel XV secolo, non era ancora una nazione, ma un paese frammentato. La sua unificazione sarebbe avvenuta secoli più tardi. L'Italia, tra il tardo Medioevo e il primo Rinascimento, esercitava un forte richiamo, quasi una specie di fascino. Era un'età particolarmente violenta, direi tanto quanto lo furono i secoli bui del Medioevo. La bellezza e la violenza. Risiede forse in questa contraddizione il fascino che l'Italia sprigionava. In questo contesto culturale instabile ha origine la storia dei capitani di Ventura. Quando penso all'Italia medievale, mi chiedo sempre come fossero gli altri stati europei suoi contemporanei. L'Italia era così diversa. Mi sono sempre chiesto perché non fosse come loro. Perché fosse così diversa e perché, nonostante tutto questo, sia diventata la regione dell'Europa centrale più ricca e più sviluppata. L'Italia medievale era profondamente diversa dal resto del continente. Era frammentata in piccole ma assai danarose città-stato, sia al nord che nel centro. C'era anche lo Stato Pontificio, era una parte del mondo incredibilmente complessa, variopinta, profondamente raffinata e opulenta, ricca. Era una realtà sofisticata e ricercata. Questi stati indipendenti e potenti, presenti in una regione relativamente piccola, hanno regalato all'Italia una realtà particolare. Il cuore di questo sviluppo era la città. Nel primo periodo del Basso Medioevo, queste città controllavano le terre appena fuori le mura. Quindi alcuni villaggi più lontani, poi tutta la vallata e le vie commerciali verso le altre città. Ma anche allora ogni città-stato era lacerata internamente dalle consorterie. Le fazioni avverse si contendevano il potere,
famiglia contro famiglia. Questo era il mondo di Romeo e Giulietta, dei Montecchi e dei Capuleti, famiglie rivali che si contendevano il dominio sulla città, il potere, il credito politico e il denaro, la ricchezza delle attività commerciali. Erano rivalità politiche spietate e feroci, in una sola parola, crudeli. Se vi foste trovati nel quartiere sbagliato di una città dell'Italia medievale, avreste fatto meglio a guardarvi le spalle. Le famiglie dovevano proteggersi e le case diventarono fortezze. Persino all'interno delle mura delle città si trovavano altre fortificazioni. Le famose torri che sono ancora in piedi in alcune città italiane non erano altro che baluardi eretti da famiglie facoltose. La politica era così feroce e competitiva che chi se lo poté permettere ritenne necessario costruirli nel caso avesse dovuto battagliare con le altre famiglie. Non si poteva fare affidamento sui podestà. Le milizie cittadine erano corrotte e prezzolate come chiunque altro. Allora, le famiglie, i mercanti, chi aveva il denaro per permetterselo, prese la situazione in mano. Stava per nascere il ceto dei condottieri. Non c'era un esercito permanente, c'erano delle milizie locali per via delle fazioni in lotta. Si arrivò a una soluzione, l'impiego di estranei prezzolati, dei mercenari. Le famiglie erano ormai talmente ricche da pensare che fosse fatica sprecata. I mercenari avrebbero svolto quel lavoro al posto loro. Fu quello l'inizio della carriera dei soldati professionisti, dei mercenari, che avrebbero avuto un ruolo fondamentale nelle guerre italiane. Non erano cavalieri che giuravano lealtà, né contadini feudali che adempivano a un giuramento. All'improvviso era nato un sistema, si pagava qualcun altro per combattere al proprio posto, erano nati i mercenari. Quel sistema si è creato da solo nel corso di un paio di secoli, da un qualcosa che all'inizio era un semplice impiego di mercenari e che dal 1500 è diventato un sistema complesso, radicato nella vita politica. C'erano avvocati che facevano carriera agevolando questo nuovo tipo di sistema. Il nome con cui i capitani di Ventura erano conosciuti era caratteristico dell'Italia medievale. A capo dei mercenari c'erano degli uomini che con il proprio datore di lavoro, la città-stato, avevano un contratto detto condotta. Da qui hanno preso il nome di condottieri. In altre parole, il condottiere era un militare e un uomo d'affari che formava degli eserciti mercenari sotto il mandato della condotta affidatagli da un datore di lavoro, in genere una città-stato. Imprenditori militari, proprio come quelli che vediamo all'opera oggi. La guerra nel contesto attuale del XX secolo è fondamentale. Se un paese non può sostenere delle spese militari, è destinato a crollare. David Murphy è ricercatore di storia militare e studi strategici alla Maynooth University in Irlanda. Lo studioso vede un'analogia tra i condottieri dell'Italia medievale e gli imprenditori militari impiegati nelle guerre del nostro secolo. L'aspetto che affascina dell'Italia del Medioevo è quello di un paese ricco che decide di impiegare degli estranei con il potere di creare una classe militare, o meglio, una casta militare ingaggiata per dare protezione. Storici come il professor Murphy sono riusciti a gettare una luce potente sull'universo dei condottieri. Alcuni contratti dell'epoca, le condotte, sono stati conservati e sono ricchissimi di dettagli. Alcune condotte sono ancora conservate negli archivi di Milano, Firenze e altre città italiane. Sono documenti notevoli presenti negli archivi che contengono fin nei minimi dettagli gli accordi firmati tra le parti. La condotta nasce come un contratto estremamente semplice che assicurava prestazioni militari per 60 o 90 giorni in ragione di un compenso concordato, in genere pagato ogni mese in fiorini italiani. Erano somme ingenti, 1.400 fiorini nel 1360. Questo è un momento preciso. 1.600 fiorini. Abbiamo bisogno di lui. Fino a 1.800 fiorini mensili nel 1420. I compensi salivano e altre figure, come negoziatori e avvocati, venivano chiamate a prestare la loro opera. I contratti diventarono sempre più elaborati, la loro stesura diventò un vero e proprio lavoro.
diventarono dei documenti molto complessi. Erano contratti ricchi di clausole e condizioni che disciplinavano la materia delle lesioni subite e dei compensi supplementari in caso di perdita di arti o di qualunque menomazione. Erano documenti sempre più strutturati e articolati anche dal punto di vista delle vettovaglie, dei tempi di pagamento. Da testi piuttosto semplici e di poche righe, diventarono atti elaborati. Le condotte stabilivano in modo molto preciso che tipo di servizi il datore di lavoro stava comprando, che tipo di milizie armate. L'unità più importante era la cavalleria, ben foraggiata, dotata di equipaggiamenti e di armature efficienti e bellicosa. Era la formazione che poteva decidere le sorti di una battaglia. Almeno la metà dell'esercito era formata dalla cavalleria pesante. Non c'è stato altro momento nel Medioevo in cui uomini d'arme corazzati e a cavallo siano stati più presenti. La battaglia contrapponeva cavalieri italiani contro cavalieri italiani, tutti provvisti di corazza. Questo era il modo in cui si combatteva. Il cavaliere in sella al destriero è un'immagine potente, un simbolo mitologico che affascina, che rappresenta un tempo andato. È una realtà più nobile. Il cavaliere medievale sul proprio cavallo è un'immagine potente e vigorosa. Nell'Italia del Medioevo era un eroe, era un modello. Un'immagine talmente efficace e suggestiva che è arrivata intatta fino ai nostri giorni. La cruda e crudele realtà della guerra è la stessa per ogni uomo d'arme in ogni momento della storia. Eppure il simbolo del cavaliere trascende quella realtà. Persino per il curatore della collezione Wallace di armi e armature, Toby Capwell. La mia prima reazione, dopo essere stato sopraffatto nel profondo dall'immagine di cavalieri corazzati in sella ai loro cavalli, è stata quella di voler essere uno di loro. Io volevo diventare un cavaliere ancora prima di voler fare il curatore. Toby va a cavallo da quando aveva 11 anni e ha partecipato a giostre medievali per più di 10 anni. Il rapporto che si crea tra cavaliere e cavallo lo affascina. Il cavallo modella e plasma ogni aspetto e momento della vita nel Medioevo. La storia di ogni cavaliere è la storia del suo cavallo. Ovvio che sia così. Cavalleria, chevalerie, significa uomini a cavallo e niente di più. Un cavaliere, nel suo cuore, è un uomo che ama e cura il proprio cavallo, prima di essere un uomo d'armi. È anche un soldato, ma non è niente senza la sua cavalcatura. I soldati professionisti vivevano con i propri cavalli. Stavano con i propri destrieri sempre, ininterrottamente. Abbiamo delle illustrazioni magnifiche che raffigurano mercenari, capitani di ventura, che schierano i propri soldati preparandoli alla battaglia. I cavalli sono con loro, nello stesso accampamento. Vengono legati a dei pioli fissati in terra accanto alle tende in cui i cavalieri dormono, che li preparano per la giornata di guerra ancora prima di aver finito di vestirsi. I cavalli fanno parte della formazione dell'esercito quanto gli altri soldati. La guerra combattuta dai condottieri poneva un'enfasi speciale sui cavalieri. Almeno la metà dell'esercito era formata dalla cavalleria pesante. Tutto il paese era pronto a guerreggiare a dorso di cavallo. Combattere le guerre a cavallo in Italia aveva senso e significato per diversi e particolari motivi. Le sterminate pianure che si estendevano in Lombardia erano perfette per le cariche e gli assalti della cavalleria. Faceva caldo. L'equipaggiamento era pesante. L'uso del cavallo poteva ridurre al minimo la fatica del combattente. Era una strategia ingegnosa. Sul campo di battaglia, la cavalleria dei condottieri combatteva in squadroni formati da 20 o 30 uomini affiancati e pronti a manovrare o caricare in formazione. Era una forza inesorabile. La loro tattica, la loro strategia, era quella di scagliarsi in velocità come dei missili da crociera contro le linee nemiche. Ma la cavalleria pesante aveva molte altre funzioni, per esempio quella di usufruire della facilità di muoversi e spostarsi su cavalli di razza pregiatissima. Potevano aggirare un esercito, attaccare i nemici dai fianchi. La cavalleria era fondamentale negli inseguimenti, nell'infliggere la disfatta, nel fare prigionieri, nell'esigere riscatti. Tutto questo era infatti la realtà del fare la guerra. In squadroni, la cavalleria dei condottieri poteva essere inarrestabile. Ma presi uno a uno, i guerrieri a cavallo non erano invincibili.
Ogni cavaliere aveva bisogno di aiuto per tenere in ordine l'armatura e indossarla, per non parlare dell'accudimento e della cura dei cavalli. Per questo motivo, i condottieri si muovevano sempre in piccoli gruppi di mutuo appoggio e assistenza, formati in genere da 3 individui. Il sistema del gruppo di 3 uomini venne messo in pratica dal tardo XIV secolo fino al XV ed era molto assennato, perché c'era il cavaliere principale con la sua corazza, diciamo l'uomo di sfondamento, che però aveva bisogno che qualche sodale gli guardasse le spalle e i fianchi. Quando si indossa la corazza completa ci si vede a fatica, si sente a fatica, non si ha la percezione di quanto accade. I colpi che si infliggono sono tremendi, si sprigiona una tale potenza grazie al cavallo e all'armatura, ma si ha bisogno di un compagno d'armi che controlli in tutte le direzioni e che comunichi che cosa sta succedendo sul campo. Più di ogni altra cosa, i cavalieri di Ventura dovevano addestrarsi. Quando non erano impegnati in campagne militari, dovevano allenarsi per sopravvivere al campo di battaglia. Combattere con l'armatura e combattere in sella un cavallo era un lavoro a tempo pieno. Un bravo cavaliere doveva esercitarsi ad andare a cavallo per 3 ore ogni giorno. Se era un buon combattente che sapeva fare uso della spada, era un professionista dell'arte cavalleresca della guerra e doveva tenersi in allenamento come farebbe un musicista che deve esercitarsi ogni giorno. Era un lavoro a tempo pieno se lo si voleva fare per bene. È questo il motivo per il quale i cavalieri, con i propri cavalli e con le proprie armature, venivano pagati più di chiunque altro. Oltre ai cavalli, i cavalieri avevano bisogno del miglior equipaggiamento che i datori di lavoro potessero loro fornire. Soprattutto cotte di maglia e armature. In tutta Europa in quegli anni venne dato un risalto enorme allo sviluppo delle armature. I condottieri, i capitani di Ventura, combattevano non per la gloria, bensì per i soldi, per il guadagno. Combattevano per sopravvivere. Tenendo questo a mente, investivano molto nello sviluppo delle armature. Le armature e l'equipaggiamento cavalleresco di fattura italiana erano i migliori disponibili in epoca medievale. Sotto questo aspetto si è raggiunto allora l'apice dell'arte nella fabbricazione delle armature. La Wallace Collection è una delle più ampie, ricche e importanti del Regno Unito. Raccoglie più di 2000 oggetti. Tra questi ci sono gli esempi più raffinati e rari di manufatti ancora esistenti. L'Italia era senza alcun dubbio l'età dell'oro per i soldati equipaggiati con le armature. E senza dubbio, partendo da una prospettiva visiva e tattile, queste armature erano lucide, splendenti ed erano in grado di riflettere bene il bagliore della rovente estate italiana. Non parliamo di guerra nascosta. Era il modo di portare guerra più sincero e immediato che si potesse immaginare per quell'epoca. L'elmo era una delle parti fondamentali dell'armatura. Non solo proteggeva il capo del condottiero, ma nascondeva anche le sue fattezze all'avversario, aumentando l'impatto psicologico. Nel XV secolo i condottieri avevano a disposizione l'elmo migliore mai costruito per dei cavalieri, la celata. I cavalieri italiani di Ventura di quest'epoca sono strettamente collegati a questo tipo di elmo. La celata in particolare era dotata di questi paraguance incernierati. È veramente un modello molto ingegnoso, perché l'elmo si apriva per avvolgere la testa del cavaliere e poi scattava e racchiudeva la parte inferiore del volto. La celata nella sua interezza cingeva e circondava il capo in modo molto serrato, quasi fosse fatta su misura. Modellare e far funzionare l'elmo in questo modo era, da un punto di vista tecnologico, molto difficile. Abbiamo davanti ai nostri occhi la tecnologia più avanzata per quell'epoca. Ma non c'era solo l'elmo. I condottieri trascorrevano gran parte del tempo impegnati in campagne indossando l'armatura. Volevano la protezione migliore, quella più pratica, quella più comoda e anche la più prestigiosa che potevano permettersi. In quell'epoca l'armatura italiana era come una Lamborghini, era un oggetto magnifico. Sembrava un manufatto alquanto semplice, ma funzionava alla perfezione.
Era il classico esempio di come un oggetto nato per essere solo funzionale risulti anche essere magnifico e bello, perché era un equipaggiamento che funzionava bene. Le armature originali del Medioevo non sono facili da trovare, ma quelle fabbricate in Italia sono estremamente rare. Tutte le armature del XV secolo sono rare. Non è arrivato quasi niente a noi, se non un 1% di tutto quanto venne prodotto e fabbricato in quegli anni in quel secolo. Sappiamo che centinaia di migliaia di armature complete, fatte per i cavalieri, vennero prodotte in Italia nel XV secolo. Ne sono rimaste solo 30? Dobbiamo solamente alla fortuna se le poche armature ancora esistenti sono arrivate fino a noi. Alcune si sono conservate grazie a una storia di indagini degne di un investigatore. Lo scrittore e ricercatore specializzato in storia David Nicol deve gran parte del suo interesse per il Medioevo al lavoro del padre. Patrick Nicol, che fu anche scrittore, ma è conosciuto nel mondo per il suo lavoro di illustratore di libri di storia. Uno dei suoi colleghi fu una delle figure più importanti del XX secolo del mondo degli studi sulla cavalleria, Sir James Gell-Mann. Sir James ebbe una carriera insigne. Fu direttore della Wallace Collection e prese parte a una delle più eccezionali scoperte nel campo delle armature. Negli anni 30, lo studioso ebbe l'occasione di visitare un paesino poco fuori Mantova. Oggi David Nicol vuole soddisfare un'ambizione di antica data e in un certo senso dare un significato a cose rimaste in sospeso da 30 anni. Il santuario dedicato a Santa Maria delle Grazie, che si trova in questo paesino del nord Italia, vicino a Mantova, è un centro religioso molto importante, anche se non è un luogo molto visitato e conosciuto. Non è una zona che richiama turisti, ma è estremamente importante per coloro che sono interessati e studiano la storia delle armature. Anche mio padre sarebbe voluto venire in questo luogo, ma alla fine non ci riuscì mai e mi sento come se lo stessi facendo per lui. È un santuario medievale dell'ordine francescano. Qui si trova una collezione unica. È un luogo che ti toglie il fiato. Toglie il fiato e non me lo aspettavo davvero. L'unica parola che mi viene ora è caspita. Le statue fissano verso il basso. I loro volti che soffrono, che sopportano. Chi è condannato, chi è senza speranza, chi è perso. Le decine di statue nella chiesa hanno centinaia di anni. Risalgono al Medioevo e alle epoche successive. È un luogo veramente eccezionale. Volevo vederlo di persona da tanti, tanti anni, ma non avevo la minima idea che fosse così straordinario. Non ho mai visto niente del genere prima d'ora. Ai nostri occhi le figure sono più che singolari, sono quasi grottesche e bizzarre. Ma non tutte hanno un aspetto inquietante. Le statue rappresentano tutti i ceti e le classi della società. Uomini, donne, ricchi, poveri, uomini di chiesa e soldati. Ogni statua è un'anima salvata. Ogni statua è la gratitudine per la grazia ricevuta. Ogni statua racconta una sua storia. Ogni statua è stata creata e donata da una persona che ha voluto rendere grazie per essere stato guarito da una malattia, da un male. James Mann fissava queste statue come prima di lui avevano fatto intere generazioni. Ogni figura è abbigliata con gli indumenti che indossava quando era in vita. Sono repliche altamente realistiche, fatte di cartapesta o cera. Qualcuno ha pensato che siano fin troppo realistiche. Ci sono statue che raffigurano dei cavalieri medievali con l'armatura completa. Chi ha osservato per secoli queste sculture non si è reso conto che alcune non erano affatto delle statue. Sono delle vere e proprie armature, uniche e rare, estremamente rare. Sono degli oggetti magnifici coperti di colori e di polvere, in genere difficili da vedere. È qui, in un certo senso, che la storia di quelle armature è iniziata. Numerose armature, complete e integre, estremamente rare, sono rimaste sotto il naso di chi ha abitato qui per secoli.
Le armature sono state prelevate con cura per il restauro. La cera e la vernice sono state rimosse con grande accuratezza, come in uno scavo archeologico. Devo ammettere che se mio padre fosse riuscito a venire qui a visitare la chiesa, sarebbe rimasto senza fiato. Ma dove sono finite queste armature eccezionali? David Nicholl ne seguirà le tracce per ritrovarle. Le armature italiane medievali sono una rarità oggi, ma all'epoca dei condottieri venivano prodotte praticamente su scala industriale. Le botteghe e le fucine del nord Italia erano luoghi bui e rumorosi. I fabbri lavoravano a un ritmo febbrile e senza sosta per fornire ai condottieri tutto l'equipaggiamento. Una cosa è apprezzare e stimare l'armatura per la qualità e la maestria nella fattura, ma un'altra è realizzarla. Chi erano i maestri armaioli? Che cosa voleva dire essere un armaiolo medievale? Giorni e giorni passati a battere lastre di metallo, il calore, la sporcizia, la forza necessaria a svolgere il lavoro per ore e ore, giorni e giorni. Ci voleva una forza, una potenza incredibili. Viene da chiedersi se oggi saremmo in grado di creare degli oggetti del genere con quelle tecniche. Per scoprirlo, Tim si reca a Chesterfield, nel Derbyshire. Qui c'è una fucina e bottega del XXI secolo. Qui ha sede la White Rose Armory. Piacere, benvenuto. Piacere mio, molto lieto. Grazie. Ci beviamo un tè prima di iniziare? È già sul fuoco. Dave Hewitt è un mastro armaiolo del XXI secolo. Da quanto tempo svolgi questo lavoro? Direi che ormai sono ben 32 anni. Prima facevo il commercialista, lavoro che odiavo. Andai a una rievocazione storica e vidi le armi e le armature e con dei vecchi segnali stradali ho provato a rifarne una da solo. E le armature hanno iniziato a riempire ogni stanza della mia casa. Le fabbricavo in camera da letto, cosa che ha messo in serio pericolo il mio matrimonio ad un certo punto. 30 anni dopo, il lavoro di Dave è uno dei più richiesti in tutta Europa. Fabbrica armature per musei, collezionisti e rievocazioni storiche. Volevo creare armature di qualità. Non volevo che diventasse una routine, perché credo che questo non possa essere un impiego. È più una specie di vocazione. Nel corso degli anni, Dave ha imparato da autodidatta il mestiere praticato nelle botteghe delle corporazioni dell'Italia del XV secolo. In questa piccola bottega ci lavoriamo io e altri due ragazzi, ma nel Medioevo non era così. Nelle botteghe lavoravano in modo permanente 3-4.000 artigiani. Poi c'erano gli artigiani specializzati e si aggiungevano altre 2-3.000 persone che collaboravano stabilmente con le fucine. Per esempio c'era chi doveva fabbricare i perni delle armature o le fibbie. Ti immagini la quantità di fibbie che si doveva produrre? Le armature mi hanno sempre affascinato perché in realtà sono dei pezzi d'arte, sono dei capolavori. Lo sono, proprio così. Si fabbrica un esoscheletro che è anche una scultura vivente. Bene, dimmi che cosa mi farai fare. Farai una semplice panziera, secondo lo stile del XV secolo. Una delle parti più importanti delle armature era il pettorale o petto. Era formato in genere da due sezioni sovrapposte. La parte inferiore era detta panziera. Tu darai il massimo e io starò a guardare. Dave ha un obiettivo: mostrare a Tim come si possono ricreare le linee e la forma caratteristiche di un'armatura di fattura italiana. Dave ha già disegnato un modello di base. Una bottega del XV secolo doveva utilizzare degli strumenti a alimentazione idraulica e probabilmente avrebbe usato un forno a carbonella. Dave usa strumenti più moderni e più veloci, alimentati a gas. Ma le tecniche con cui si crea la forma dell'armatura sono identiche da secoli. È ora che Tim si metta all'opera. Come prima lavorazione si esegue l'impronta. Sotto la supervisione di Dave, Tim stira il metallo per modellarlo in forma convessa, così l'armatura sarà robusta. Il calore e la battitura continui rendono l'acciaio malleabile. Adesso in questo punto. Non è male, vero? No. Ora però ci vuole una levigatura. Tim ha battuto e modellato la forma di base. Si passa alla lavorazione successiva. Levigare le protuberanze prodotte dalla fase precedente. Utilizzerà uno dei martelli speciali che Dave si è fatto costruire.
Il martellamento deve essere preciso e occorre appiattire la superficie dell'acciaio in modo graduale, senza perdere la curvatura ottenuta. Ci vuole tempo. Nelle botteghe medievali italiane si sentivano risuonare centinaia di martelli come questo. Le forze dei condottieri erano ben equipaggiate e armate. Per tutto il XIV e il XV secolo, l'arte degli armaioli italiani crebbe, fino a essere rinomata in tutta Europa. Ma perché si è sviluppata in un paese così piccolo? Uno dei motivi essenziali per cui Milano e tutto il nord Italia diventarono uno dei centri europei più importanti per la produzione di armature era la geografia. Prendiamo in considerazione i materiali che occorrono per creare le armature. I primi sono le fonti di minerali di ferro. C'è bisogno anche di boschi e foreste. Occorre la legna per il fuoco che serve per tutte le lavorazioni. Ci vuole la legna per fare il carbone. E ci vuole il carbonio nel carbone per trasformare il ferro in acciaio. E poi serve una confluenza di fiumi. Occorre l'acqua per alimentare idraulicamente le attrezzature che smerigliano e per utilizzare tutti i mali a leva. I fiumi servono anche per trasportare i materiali da lavorare e lavorati. Le dimensioni della produzione erano incredibili, se si tiene conto che la rivoluzione industriale era di là da venire per molti altri secoli. A Milano, parliamo di una stima per difetto, per ogni anno, per tutto il XV secolo, le botteghe, le fucine e i mastri armaioli producevano qualcosa come 25.000 armature all'anno. Significa che ogni bottega da sola creava un'armatura al giorno. Era un'industria estremamente ben organizzata e efficiente. David Nicol è sulle tracce delle ultime armature originali medievali italiane. Dopo mesi di attenti restauri, i pezzi delle armature sono stati riassemblati e messi di nuovo in mostra, proprio come nei secoli precedenti. Il padre di David è vissuto negli stessi anni di Sir James Mann e ha documentato la storia delle armature del santuario della Madonna delle Grazie. Non riuscì mai a vedere di persona quella collezione. David sta portando a termine quel viaggio per suo padre. In questo momento sono all'esterno del Museo Diocesano Francesco Gonzaga a Mantova, in Lombardia. Ho aspettato anni, anzi direi decenni, per venire qui. Che meraviglia! Bene, è un luogo... Le armature. È un luogo speciale. La collezione racconta una storia vera di sopravvivenza. Ed è la testimonianza permanente della maestria degli armaioli italiani tra la fine del XV secolo e l'inizio del XVI. Si può ammirare lo splendore dell'arte italiana medievale delle armi e la ricchezza di dettagli, come per esempio le firme e i marchi dei mastri armaioli. Queste erano le armature che i condottieri e gli uomini d'arme più ricchi usavano nelle campagne militari della fine del Medioevo. Stiamo osservando ora, davanti ai nostri occhi, le armature della migliore fattura dei cavalieri e dei condottieri tra i più ricchi e meglio equipaggiati. È il culmine raggiunto dalle armature e dai mastri armaioli, ma è anche la vetta, l'apice dell'epoca dei condottieri, il loro apogeo. È quanto conquistarono come elite e gruppo militare. Nessuno sa dire a chi appartenessero queste armature. La Madonna venerata nel santuario vicino alla città di Mantova, la Vergine delle Grazie, proteggeva il credente che avesse un motivo per ringraziarla per una guarigione o per una disgrazia scongiurata. Anche i condottieri le rendevano omaggio e le testimoniavano gratitudine. Da quello che sappiamo, non sono state rinvenute su un campo di battaglia. Sono state donate come segno di gratitudine per essere tornati sani e salvi da qualche campagna militare. Ringrazio la Vergine delle Grazie che mi ha salvata la vita e questa è l'armatura che mi ha protetto. Osservate la fattura e lo stile. È molto semplice, classico, lineare, funzionale. Semplice, ma faceva il suo dovere. È un bel pezzo di metallo solido. I mastri armaioli riuscivano a produrne in gran quantità e a esportarle in tutta Europa. Torniamo alla White Rose Armory. Tim ha quasi terminato la lavorazione. La panziera è pronta per essere modellata. Tim piega il metallo per dar forma alla vita.
Alla pansiera veniva attaccato un fiancale, composto da altre falde che servivano a proteggere quella zona del corpo. Devi essere preciso. La smerigliatura dà il tocco che un nobile condottiero si sarebbe aspettato dalla sua armatura. Allora, Tim, che te ne pare? Non riesco ancora a credere che l'abbiamo fabbricata noi. Non mi sembra possibile. Io non ho fatto niente, è opera tua. Incredibile! Si può arrivare ad avere un oggetto rotondo partendo da una lastra piatta di acciaio. Non mi sembra vero. Ci è voluto un giorno. È magnifico, vero? Sì. Ti rendi conto anche tu che è molto efficace. È sì. Un pezzo d'acciaio che mantiene tutto ciò che promette. Ora lo indosso. Mi va bene. No, sistemala meglio. E qui dentro ci sono tutti gli organi vitali. Sì. Non tocca la carne. No. Ogni impatto che subisci verrà assorbito dalla parte alta della pansiera. E nella parte più bassa, a livello dello stomaco. È geniale. Tutti gli organi vitali saranno protetti e al sicuro. Il corpo non subirà nessun trauma. È stato un grande privilegio. Sì. Lavorare con un maestro armaiolo come te è qualcosa di più di un privilegio, perché questo... è il tuo lavoro da tanto tempo. Non so come ringraziarti. È stata un'esperienza che non dimenticherò facilmente. È stato un piacere. Per quanto i mercenari fossero utili sul campo di battaglia, il signore doveva stare sempre allerta. I condottieri potevano essere leader carismatici e molto ambiziosi. Credo che quel periodo per i condottieri fosse come la terra delle opportunità. Si rendevano conto che essere sul libro paga di signori ricchi che non avevano un esercito e ai quali fornivano una protezione militare fosse una grossa occasione. A volte venivano coinvolti in questioni molto più politiche che in realtà non erano di loro interesse. Gli intrighi erano all'ordine del giorno. Nel 1478 la famiglia De Pazzi congiurò per uccidere Lorenzo de' Medici, cercando di mettergli contro i suoi condottieri. Avrebbero dovuto sorprendere Lorenzo mentre era a messa e portarlo fuori dalla chiesa insieme agli altri membri della famiglia presenti alla funzione. Non sarebbe stato un omicidio incruento, ma sanguinoso. Ma le cose non andarono così. Lorenzo sopravvisse, fece rastrellare i colpevoli e mandò un messaggio potente ai suoi nemici. Ci fu una serie di esecuzioni sommarie sulla piazza principale di Firenze. I presunti colpevoli furono lanciati dagli edifici pubblici, ma prima furono sbudellati. Quando la corda a cui erano attaccati arrivava alla fine del gioco, le viscere finivano per terra sulla piazza. Un'immagine molto cruenta e molto persuasiva, ma se un condottiero era disposto a correre questi rischi, poteva raggiungere un successo incredibile. Ma se andava male veramente. Negli ultimi anni del XV secolo, i tempi stavano cambiando con grande rapidità in Italia. Le economie dei singoli stati si stavano espandendo. I cittadini iniziavano a guardare oltre i continui conflitti tra le città. Ma doveva accadere qualcosa. Qualcosa che portasse a un cambiamento. Il catalizzatore fu un'invasione. Anche l'Europa stava cambiando. I regni si contendevano il potere. Carlo VIII, re di Francia, invase la penisola italiana e le varie regioni si raccolsero per combattere i francesi. I condottieri che avevano lottato gli uni contro gli altri ora erano uniti sotto la stessa bandiera. Queste erano le premesse che preparavano l'ultimo grande palcoscenico nella storia dei condottieri. Da Mantova, David va verso sud-ovest. Nella valle vicina, la cavalleria formata dai condottieri fece la propria parte contro gli invasori francesi. Due eserciti si schierarono in questa valle e altri due eserciti sulla sponda opposta del fiume. Il tempo volgeva al peggio, un presagio di quanto sarebbe accaduto. L'esercito italiano era vario e composto da molti stati. Fronteggiava e voleva attaccare persino un esercito francese invasore che tornava in patria. Non batteva in ritirata, stava tornando in Francia. I francesi scelsero la linea di marcia con cura. Da un fianco erano protetti dalle colline e dai boschi e dall'altro dal fiume. L'unico modo in cui gli italiani potevano attaccare era una carica sul fiume. La battaglia fu combattuta su una vasta area in tutta la valle. L'esercito francese dovette ampliare la linea di marcia anche sulla strada. Il letto del fiume è largo come era allora, ma le secche e le argilliti erano diverse. Tanto basta perché David vi si rechi per cercare di individuare l'area approssimativa dove avvenne quella battaglia spettacolare, che incarnava lo spirito folgorante della cavalleria dei condottieri.
Questo è il letto del fiume Taro. Ero qui 30 anni fa. Ero un po' più giovane. Al comando del rabberciato esercito italiano c'era uno dei condottieri più esperti, Francesco Gonzaga, duca di Mantova. Fu lui a impartire l'ordine di attaccare nelle secche del fiume per sorprendere i francesi. Il luogo più ovvio dove attraversare il fiume, condurre la carica e attaccare il fianco dell'esercito francese di passaggio era il guado. Qui c'era un guado, di fronte a Oppiano. Credo che ci sia ancora da qualche parte, anche se il letto del fiume si è spostato. Quella notte il temporale alla fine si scatenò. La pioggia, i tuoni e i fulmini sferzavano le colline. E il guado da attraversare venne inondato. Gonzaga, al comando delle unità centrali, decise di non guadare il fiume in quel punto esatto. Si spostò a sinistra, verso la sorgente, e ordinò la carica in un altro guado più piccolo che, secondo le sue congetture, era più adatto all'operazione. Centinaia di cavalieri, condottieri e uomini d'arme passarono il guado con i loro cavalli bardati per attaccare il fianco francese. Questa maestosa, lucente, fiammeggiante orda corazzata d'acciaio doveva apparire magnifica. Ma annaspava un po', passarono il guado, ma poi dovettero attaccare senza avere né tempo né spazio per riorganizzare le file. Fu una tattica che alla fine non pagò, ma quell'esercito doveva essere mirabile. E mirabile dovette essere quello spettacolo. Ma nonostante il loro valore e il loro impeto, i vari capitani dei condottieri non erano abituati a combattere agli ordini di un solo comandante. Le ragioni sono le solite alla base della storia medievale e della storia dei secoli a venire. La situazione era complessa, non riuscivano a inviare dei messaggi e comunicare tra di loro. Per farla breve, ci fu una grande confusione per varie ragioni e quella battaglia alla fine si risolse in un pareggio che costò parecchio sangue. Fu l'inizio della fine per i condottieri. Per 2 secoli avevano combattuto battaglie brevi e di dimensioni locali, tra città e tra famiglie. Non seppero adattarsi a delle guerre nazionali combattute su scala molto più vasta. Anche la natura della guerra stava cambiando per i cavalieri corazzati, alla luce del crepuscolo dell'epoca medievale. È incredibile perché ci troviamo alla fine di un periodo storico, quello medievale, nel quale i cavalieri e i condottieri erano all'apice della storia. Pochi anni più tardi scompariranno travolti dall'avvento della polvere da sparo e delle armi da fuoco. L'armatura non era una protezione abbastanza robusta per resistere ai proiettili. I cavalieri e i capitani di ventura con le loro armature svaniscono e la loro fine scompaiono. Le guerre sul suolo italiano infuriano fino al XVI secolo e in questo calderone, lentamente, emerse un senso di patriottismo per l'Italia. Portava con sé anche un senso di responsabilità. Tutte le classi sociali dovevano contribuire al loro modo, sia in termini di soldi, o sforzi, o sangue. È un concetto che dobbiamo rendere moderno. O dobbiamo rifarci a un'idea più pura e nobile quando non si dipendeva dai mercenari. Un uomo combatte per la propria città e per l'idea che ha dell'Italia. Qui è cambiato tutto. C'è il silenzio, rotto dal canto di un uccello. È qui, dove siamo adesso, che, in un certo modo, è finita un'epoca. L'epoca dei condottieri.